Ciao ragazze, eccomi tornata per un nuovo video. Questa volta volevo mostrarvi, senza tediarvi, quindi farò abbastanza velocemente, i miei ultimi acquisti che ho fatto all'OVS della Essence. Questa volta mi è andata bene, ho trovato lo stand abbastanza ricco e ho scelto quello appunto che più mi piaceva. E vi divido subito i prodotti tra prodotti sì e prodotti no, perché ho avuto modo di provarli in questi giorni, ho aspettato un paio di settimane. Allora, come ombretti ero abbastanza fornita, ne ho presi due. Ho preso questo qui, che è il Party All Night, è il numero 35, è Metallic Effect, e l'altro, molto simile, di una tonalità più chiara, che è il numero 2, Dance All Night. Allora, si presentano come un oro chiaro e come un bronzo. La realtà delle cose è piuttosto diversa, nel senso che, come al solito, gli ombretti Essence hanno la sorpresina, no? Voi li usate la prima volta, avete tutti i brillantini e quindi il trucco viene abbastanza particolare. Un trucco da sera oppure da giorno un po' enfatizzato. Poi, quando passate lo strato sotto, quindi la seconda volta che vi truccate, avete un colore che è parecchio diverso. Non so se si vede il cratere, eccolo lì. E sotto trovate due beigiolini poco scriventi e molto simili tra loro. Vi assicuro che fatto appunto il trucco in un occhio e nell'altro, non notate assolutamente la differenza. Io, come al solito, mi sono fatta fregare perché l'ombretto in realtà chiuso con questi bei decori dorati era veramente appetibile e poi in realtà appunto è una tristezza quando poi andate ad usarli. Ecco, poi i brillantini vanno dappertutto nel viso, quindi ve li trovate dopo mezz'ora sulle gote, in giro per il mento, dappertutto, e anche con la base non reggono praticamente niente. Hanno delle belle confezioni, quindi ogni volta mi faccio fregare, ma ecco, non fate il mio sbaglio. Vi ripeto, sono il 02 e il 35, Party All Night e Dance All Night. In realtà non fate né la festa tutta la notte né ballate tutta la notte perché sono uno schifo, ecco, quindi non comprateli. Questi due, quindi voto 0. Poi, altro prodotto, sempre della Essence, che ho trovato e che non avevo mai comprato perché non c'erano, è della collezione Dark Romance, o Dark Romance, e l'ho pagato 2,49 euro, non so se è scontato, non si capisce mai sinceramente come funziona. È il numero 4 Gothic Gold e l'effetto è sand, quindi un effetto sabbioso, c'è anche l'adesivo qui in alto, eccolo qui, sand. Allora, si presenta come un misto tra un bronzo e un dorato. Anche questo ha un colore che è abbastanza ingannevole perché lo vedete ed è un colore caldo. Poi quando lo aprite, ancora vi illudete, già vedete che è più un po' più argento. Quando lo avete sulle unghie è di fatto una base argentata e che però, ecco, l'effetto sabbia è dato da dei granuli che sembrano effettivamente sabbiosi e l'effetto è molto brutto, cioè a me non piace per niente perché vi trovate un'unghia tutta ruvida e il colore è freddo, quindi avete un argento, sembra una carta, non so, di quelle che si usano nelle aziende, non mi viene il nome adesso, la carta quella che graffia, che gratta. Insomma, a me non è piaciuto per niente, anche perché appunto pensavo ad un colore caldo, tipo quelli delle feste, invece in realtà l'effetto è freddo, quindi ecco, non ve lo consiglio. Era appunto il The Sand, eccolo qua, non mi piace per niente, guardate, cioè proprio per niente. Invece il mio bel bottino riguarda i lip gloss, cioè i rossetti della Essence, e quando li ho visti mi sono illuminata perché li avevo provati da un'amica, ne avevo provato uno e mi erano piaciuti tantissimo.
Allora, ne ho comprati 6 e in pratica tutti a parte i rosa confetto, quelle tonalità molto da Barbie. Ve li mostro subito, vi faccio dei veloci swatch, se poi però vengono male vi farò una foto, ve la metterò in fondo al video così potete metterla in pause e eventualmente scrivervi i nomi. Allora, in ordine, scusate, in ordine di numero, allora il primo è lo 01. Il suo nome è Coral Calling, eccolo qui, è un rosso corallo, molto vivo, molto marcato, e ecco qui lo swatch sembra un po' un colore artificiale, ma sulle labbra è vivace, ma non è esagerato, insomma, lo si può mettere anche di giorno, eccolo qui. E questo è lo 01. Poi il secondo è lo 04, eccolo qui. Il suo nome è On the Catwalk ed è un rosso leggermente scuro dai toni caldi. Eccolo qui. Guardate come sono colori pieni. E ecco, io mi sono stupita perché pensavo di trovare quei lip gloss che sembrano una metà tra un lucidalabbra, no? E quindi molto svenevoli. Invece questo qui è molto carico e anche molto pigmentato, mi piace molto. Questo qui, ecco, dovete amare i colori un po' convinti perché è un rosso bello importante. Quindi lo 04. Poi ho preso lo 05, è Dare to be Nude ed è un nude molto bello. Ecco, leggermente marrone però, ecco. Anche questo molto scrivente, lo vedete meno ricco perché appunto è un nude, quindi sulla pelle un po' è meno marcato, però è molto bello, molto delicato. E qui i nude sono molto belli perché li potete accordare appunto con qualsiasi trucco e ecco anche all'ultimo momento senza tanto pensarci. E questo era lo 05. Poi ho preso il, eccolo qui, il 06, è Burly Dare, eccolo qui, anche questo un nude rosato questa volta, eccolo qui, diciamo, scusatemi che non lo trovo, eccolo qui. Ha la stessa intensità dell'altro, però è un po' più rosato. Anche questo molto versatile come colore. Poi ho preso il 07 che è Natural Beauty ed è un rosa scuro. Eccolo qui. Purtroppo si vede quello che si vede, però rispetto a quello di prima è molto più rosato, è un rosa scuro, però molto portabile, lo vedo molto, molto raffinato come colore. Eccolo qui l'ultimo. E ultimo articolo, 09, Wear Berries, che è appunto un rosa, vediamo dove posso metterlo qui, è un rosa. Eccolo qui. Non so quanto, mi sa che i colori vengono un po' sfasati. Questo qui è un rosa leggermente violato, leggermente un po' frutti di bosco, come dire, no? Eccolo qui. Ecco, il colore, la luce è un po' particolare. Ecco. Ecco, io sono castana scura e a me devo dire questi colori stanno bene praticamente tutti. Quindi sì, in base poi al trucco decido se dare un tono in più, se andare sui rossi, sui rosati, sui nude, però sono tutti colori molto pigmentati che una volta su poi rimangono. Ecco, io non ci ho mangiato su, quindi non ho provato a mangiare appunto fuori casa con questi, però ecco, se voi andate in ufficio e non avete il vizio di
succhiarvi le labbra in modo particolare, vi durano una mattina, quindi 3-4 ore tranquillamente. E poi, insomma, si possono sempre ritoccare. Io li ho messi senza matite di contorno, li ho messi senza nessuna base e devo dire che sono effettivamente durati e poi non danno quell'effetto di secchezza che danno altri prodotti low cost. Quindi promossi tutti quanti e vi consiglio appunto di fare un salto magari all'OVS e di cercare quello che vi piace di più. Devo dire che questi qui, esclusi i rosa confetto, i rosa Barbie, mi sono praticamente piaciuti tutti. E spero che appunto dalle immagini si noti il fatto che sono molto pigmentati, l'effetto è molto bello. Ecco, quindi guardate, un rossetto anche senza un trucco particolare negli occhi, ma sono molto carini, molto anche discreti. Questa volta penso che la Essence ci abbia azzeccato, ecco. Poi sono stata fortunata perché ogni volta che vado alla OVS per la Essence trovo tutti gli scaffali che sono assaltati. Questa volta invece appunto mi è andata bene, ho fatto un bel bottino. Quindi un 10 a questi rossetti della Essence, sono appunto anche low cost, quindi per tutte le tasche. Eccoli qui, io vi saluto e vi rimando alla prossima. Un bacio ragazze!